La sua bocca spalancata pare più in grado di farti a pezzi, ma alla sua base noti un frutto dall'aspetto piuttosto inusuale. Benvenuti a Discovery Channel. Bella a tutti ragazzi, benvenuti, sono Mighty Mars. Allora, andiamo subito a vedere come va avanti End of Fate 2, che sono molto molto curioso. Allora ragazzi, vediamo un po' cosa facciamo. La sacerdotessa o l'imperatrice? Vediamo un po' l'imperatrice. Ottieni fama in modo tale da brandire l'arma leggendaria, l'ira di Etra. I villaggi che si trovano nelle zone del nord sono sotto assalto da parte dei predoni del nord. Sconfiggi la potente scimmia che sta guidando le incursioni. La scimmia. Eroe possente, guadagni abbastanza fama per brandire l'arma dell'ira di Ed. Reta. Uomini del nord sono frequenti da queste parti. Allora, qui ti dovrebbe dare quest'arma leggendaria. Mentre la sacerdotessa ottieni benedizioni per entrare nel tempio in cima al monte Feris e negoziare un accordo con gli uomini del nord. Allora, qui dovresti prendere una benedizione di qualche tipo, quindi qualche bonus combattivo. Guadagna benedizione per aumentare le tue possibilità di vittoria. Io direi di andarsi a fare quella dell'arma. The more attention you gather, the more the usurper begins to turn his attention in your direction. Of course, all of this has already taken place, in a sense. A quest begins, and with it we learn more about the game. I do not know what the usurper will add in order to craft the game's challenges anew, but I have added much. You will see as we play. Allora, cominciamo ragazzi. Il dono dell'anziano. I predoni hanno distrutto il nostro villaggio, spiega l'anziano di Talos in un sussurro. Sono stati inviati qui da una scimmia del nord. Cercavano questo. Dal mantello estrae un grande mortello da guerra. L'ira di Khetra, io chiamo Khetra perché non mi più. È l'unica arma che potrà spezzare il sigillo che protegge il suo accampamento. E ti consegna l'arma, quindi me la dà subito. With what confidence you choose your tools and faith in your powers. Ira di Etra, onda d'urto, 8 colpi, esegue un colpo potente che causa KO contro un singolo avversario. Buono. Impatto, rintraccia i nemici e causa stordimento. Distruttore dell'arma, colpisci, infliggi danno aggiuntivo ad armatura, pesante, colpisci, infliggi danno aggiuntivo ad armatura ai nemici durante blocco, suscettibile a schiva, risposta non possibile. Però quindi anche se bloccano dovrebbe colpire, quindi metti da parte. Allora, fama richiesta 20, quindi io non ce l'ho, ma la posso utilizzare lo stesso o no? L'arma è più pesante di quanto immaginassi, probabilmente appesantita da qualche magia nascosta che ti impedisce di brandirla a pieno. Sì, praticamente devo avere 20 di fama. L'anziano ti guarda dritto negli occhi come se scrutasse la tua anima. Non tutte le armi sono per tutti gli uomini. Solo coloro che hanno dimostrato grandi atti di valore e coraggio possono pugnare l'ira dietro. Faresti meglio a ricordartelo. Va bene, facciamo delle domande magari. Cosa vorresti sapere? Brigati! Sei cambiato così, alle gentile morte sei già... Allora, chiedi come si usa l'ira dietro, magari chiediamolo. Grandi artefatti richiedono grandi eroi. Grandi poteri richiedono grandi responsabilità. Non l'hanno messa per non copiare che c'è il copyright. Spiega lui. Non rifiutare mai l'opportunità di aiutare gli altri. Cerca la grandezza e verrà ricompensato. Quindi non, in questa missione qua specialmente non possiamo far cavolato cose negative da quello che sembra. Che le informazioni sulla scimmia.
È una creatura perversa con un grande potere. Mai vista sul campo di battaglia. Un po' come il mio amico Bardo. Ma dicono che comandi i suoi guerrieri dal campo nella foresta est. Abbiano mandato i nostri guerrieri a cercarla, ma una barriera magica impedisce chiunque di entrare nel suo sacrario. Si dice che l'ira di Reta possa sfondare questa barriera. Se la si attaccasse al suo campo, si potrebbe certamente fermare queste razzie una volta per tutte. Va bene, dai, sì, ho capito, che mi è già venuto il latte alle ginocchia. Devi trovare il coraggio, sì, per brandire l'arma, ho capito, sì, va bene. Va bene. Andiamo. Allora, il nostro amico è qui, sempre pronto ad aiutarci. Grazie, confido che il sacrificio di Talos non sarà vano. Lui chi ne il capo, lui chi ne il chino. Lui chi ne il chino. Che cazzo? Perché? La domanda è perché? Che gli dèi ti portino buona fortuna. Va bene, sì, mi ha già fatto due balle grosse così. Ah, la damigella in difficoltà, questa l'avevamo trovata anche nella missione precedente. Davanti a te noti un carro di volta tra donna che ti chiede aiuto. Per favore, aiutatemi, grida. Sono stata derubata dalle bande di criminali. Potresti per favore aiutarmi? Vabbè, l'aiutiamo al limite. Sì, però io prima, siccome qui se va male c'è da combattere, volevo modificare l'inventario, no? Va bene. Allora, devo fare 14. 8. Quindi lanciamo. Vediamo un po'. Ma dai, ma che palle, ma non mi riesce mai a fare sta roba qui, ma che è? Perché ringraziarti? Se puoi essere tanto gentile, darmi tutto il tuo oro. La donna sta e due lame nascoste dal corsetto. Venite fuori, naganchi. Non fai in tempo a reggere che noti un gruppo di banditi che t'assalta. Sì, però io volevo l'inventario. Come faccio? Voglio cambiare l'inventario. Mi date questa possibilità? Mannaggia voi. Voglio cambiare l'inventario. Mi tocca combattere con la spada arrugginita, no? Oh, se la prendono con il nostro amico, non voglio dire. Grande furfantone. Dai che questo ci crepa. Oio! Ma ero lontano. Dai, girati. Oh, non ho preso tantissimi colpi a sto giro. Solo che vorrei cambiare armi, ce l'ho. Va bene, quindi. Poi sconfitte criminali per cui riesci corpo in cerca di oggetti di valore. Ancora. Dai, 9 ce la farei, no? Dai, fai schifo nell'animo proprio. Oh, 2-6. Victory. You are learning. 4 di fama. Poi 5 di cibo mi serviva, grande. 3 di cibo, ottimo. Ok, ne valse la pena, mi sembra. Man eating albero mangia uomini, questo è nuovo. Mettevasi tra la nebbia sulla cima di una montagna, scoppia una pianta, all'apparenza piuttosto lusca. La sua bocca spalancata pare più in grado di farti a pezzi. Ma alla sua base noti un frutto dall'aspetto piuttosto inusuale. Benvenuti a Discovery Channel. Così non c'entrava niente. Potresti tirare fuori qualcosa per distrarre
la bocca della bestia così da cercare di prendere un pezzo di frutto. Vediamo un po'. Esamina le tue provviste in cerca di qualcosa di adatto. No, non mi sembra. No, non mi sembra adatto. Non mi sembra adatto. Mi sembra adatto? No. Ritengo l'equipaggiamento. Ti allontani per vedere se c'è qualcosa per terra che puoi lanciare, ma a breve ti trovi disorientato dalla nebbia e non riesci a ritrovare la pianta. Non gli posso mia buttare così alle erbe il martello, che poi che come faccio? Andiamo avanti. Here's a token for you. Arrivi al mercato per incontrare il socio di Malacalypse. Chi è il socio di Malacalypse? Lo trovi seduto su una coperta vicino all'ingresso delle fogne, ma non sapresti dire se è un goblin. Ancora, ma che palle questo! Se è chi penso, un umano o un ammasso animale di stracci punti, sì, è lui. È una specie di fioraio che vende fiori marci, un goblin tutto sudicio, zozzo. E se peggio sono delle margherite appassite e legate delle alghe con una corda. L'abbiamo trovato la missione precedente, però l'avevo fallita. Murk, Malacalypse chiama la creatura, prende le braccia. Ho un favore da chiederti. Mio avvenente amico, bello, soprattutto pulito, vestito bene. Il sudicio uomo innalza la mano per fermare il vaniloquio del bardo. Prima, 10 monete d'oro, lo sai. Un po' gollo. Malacalypse ti guarda come se ti stesse aspettando qualcosa. Un'altra volta mi ripiglia sordi, eh. Malacalypse si va avanti mentre Murk conta le monete. Fa sempre, come si dice, il finocchio col coso degli altri. Murk, vecchio mio. Il bardo si guarda furtivamente intorno prima di fare un cenno alle sue spalle. Ho bisogno di aiuto. Puoi curare una certa malattia? Che poi questo discorso della malattia si abbinava con la missione precedente, perché bisognava praticamente uccidere praticamente delle persone affette da un morbo, e quindi questo ci diceva, però in questa missione non, questa cosa della malattia non ci dice perché non c'è. Murk osserva Malacalypse per un attimo. Questo tipo di informazione costa molto più di qualche moneta. Borbotti con indignazione. Mi servirà una prova di bravura da parte sua. Si gira e ti indica. Prendi un fiore e mangialo. Il sudicio fioraio mostra le sue scarse merci. Ma la Calypso annuisce come se fosse questa normale. Io mangio. Non ti scordare di me che avevamo mangiato l'altra volta, però ho sbagliato la risposta. 12. Non c'è. 7. Cominciamo di nuovo. 14. Vediamo un po' se stavolta riusciamo a prendere la monetina. Ti senti un po' ingenuo. Allora, noi avevamo risposto 4 secoli all'inverno, non era? Veloce, che giorno è oggi? Giorno di Callas? Quindi, o questo. Sicuramente la sbaglierò ugualmente. È il giorno di Callas. Oh, l'ho seccata. Sì. Il fioraio batte le mani con gioia. Il giorno più fausto o il giorno più sventurato sul calendario. Dipende dai punti di vista. E Murk annuisce felice del risultato. Fa cenno a Malacalypse di avvicinarsi. Da quelli di noi che sono rimasti devi cercare l'ira della valle. Lei potrebbe sapere qualcosa della cura. A quanto ne so, si nasconde nel sottosuolo. Quindi vabbè, comunque sia che sia, noi la monetina abbiamo presa. Madonna, lei. Malacalypse si aggiusta nervosamente lo scialle. Il sudicio uomo goblin ridacchia freneticamente. Sì, lei. Probabile che ti mangerà le ossa prima che ti lasci parlare. Ma chi è questo? Vabbè, comunque abbiamo preso fama, eh.
Ora, se vuoi scusarmi, ho un'attività da gestire. Detto ciò, il socio di Malacalypse si gira e scaglia un mazzo di fiori addosso a un passante scioccato. Che pezzo di... Fiori! Fiori freschi! Comprateli e vi mangerò gli occhi! Mi piace, la personalità però, bisogna dirlo, quasi quasi lo prendo come compagno così. Folle! Emporio! A zero monete, cosa ti compro? Vendi equipaggiamento, vediamo cos'ho. Niente. Ah, quindi c'ho la spada di ferro arrugginita e lo scudaccio, perché non ho altro praticamente. Quelli me li metto automaticamente, no? Niente. Portiere. Andiamo qua, l'ultimo, la famo. Children. It's hard to conceive that either of us were ever such. Allora c'era la vecchia fanciulla, questo poteva essere il giovane vecchio, si faceva pari e patta, no? È solo un bambino, senti dire qualcuno. Una voce profonda borbotta. Dobbiamo portarlo alle segrete e tornerà diritto al clan del nord in cui è stato creato. Egli mostrerà dov'è il nostro avamposto. È un ragazzo dall'area losca. Non mi fiderei di lui neanche lontanamente, dice Malacalypse. Prendi in considerazione il destino del giovane, ti offri di portare il giovane. Cioè io come, su che base io prendo queste decisioni, che io non conosco cioè non lo conosco, potrebbe essere il peggio delinquente del mondo, ma potrebbe essere la persona migliore del mondo. Su che base prendo una decisione? Ma è giovane, le segrete, magari è uno che non vuol combattere, scappare che non vuol combattere, potremmo anche salvare, però con l'armamento che c'ho io sarà un casino. Guardando la tua arma, esigi che lasci un giovane. I soldati imperiali restano indifferenti alla tua minaccia. Quindi ne prendo come un maiale, sono sicuro. Speriamo che ci sia il giovane che combatti un pochino, faccio qualcosa, lupedate. Ma questi sono formati meglio di me. Sentinella! Raccattati dalla feccia e dalla società ed elevate di risorse posizioni di potere, sentinelle possono bloccare riuscendo velocemente i danni in arrivo. Ok, allora il giovane non c'è. Però, no, mi sembrava che gli avevo rotto lo scudo addirittura, no, niente. Non è stato figo, però. Mamma che liscio. Aio, calma. Aio. Comunque sono resistenti, eh. Anche perché c'ho un'arma del cavolo. Aio. Ok. Non ho preso tantissimi colpi, dai. Io non so se ho fatto bene, perché non conoscendo ero giovane. Magari ho salvato il diavolo in persona. Oh, ne valsa la pena. Posso prendere tutte e due? Sì, equipaggio sì. No, è lo scudo. Mentre controlli le guardie e privi di sensi, noti che il giovane ti guarda circospetto come se ti stesse studiando. Perché che sei... Non è positivo sto lancio di dadi. Vuol dire che c'è un malus dietro questo lancio di dadi, se non va in porto. Quindi... Il giovane scompare nella foresta e presto lo senti gridare non lontano. I predoni escono dal loro nascondiglio e il giovane urla:
E allora va a posto, è da quella parte. Ferma l'attacco dei preponi all'avamposto, lascia che i preponi attacchino. Andiamo a fare. Mi tocca. Ostacoli il passaggio dei predoni per dargli un'idea a passare. Andiamo, andiamo Malacalypse, andiamo su. Però devo dire che Malacalypse si sta rivelando meno imbroglione e meno furfante di quello che pensassi. Perché comunque mi aiuta sempre. È bello! Prima volta ragazzi che ce l'ho questa spada. Rovina degli inverni. Lo scudo andrebbe cambiato però. Ma questi sono pesi! No, tranquillo. Oh no. No, bello. Oh, spettacolo. Ci manca un po' di sangue, ragazzi. Un bel po' di sangue abbondante ci manca, secondo me. Il suono delle spade che si incrociano attira le guardie ancora dell'avamposto. Dopo aver catturato i predoni del nord, il capitano dell'avamposto gli offre una ricompensa. Due di fama. Dieci di vita massima. 25 di vita, ottimo. Andate più che bene. Allora, ragazzi, però non si sa che fine abbia fatto. Comunque noi adesso possiamo anche andare via perché abbiamo fatto tutto. Seguendo le istruzioni di l'anziano Talos si trovi sulla strada che conduce a Bredon. Quindi continuiamo, intanto qua abbiamo fatto tutto. Cala al tramonto mentre continui la tua missione. Un villaggio in fiamme. Being a figurehead is not without consequences. Quindi combattimento subito. Va bene ragazzi, io direi di fermarci qua perché un po' di cosette le abbiamo fatte. Tanto lo sapete che le missioni sono un po' lunghine, quindi le divido sempre in due parti. Quindi faremo parte 1 anche per questa missione, parte 2 che continuerà da questo punto qua. Io vi ringrazio per la compagnia. E come sempre iscrivetevi al canale, iscrivetevi a YouTube, a Twitch anche, perché poi adesso un po' ridotto il live perché sto cercando di editare un po' di più anche perché ho avuto problemi con OBS e quindi faccio un po' di gameplay e un po' di live penso che almeno due volte a settimana le farò. Più che altro porterò FIFA in live perché mi piace portarlo in live. E quindi ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia, vi ricordo come ho detto prima di iscrivervi, commentate, lasciate un like se volete e ci vediamo alla prossima, ciao!